pigliare tutti questi politici, mandarli su un'isola dove a guardia ci sono dei pesciacani, e ogni 100 kg di pietre che spaccano 100 grammi di palamaro. Vuoi ripetere la cosa di Vendola e Verzeni per le telecamere? Quella del centro? Quanto costa? Molto quanto semplice, costa? La bonifica. Allora, no, a questo punto, se dobbiamo dirla, diciamo correttamente. Parlavamo di Taranto, giusto? Se Taranto, Ilva, inquinamento. Allora, la vita di ogni tarantino vale 1927 euro, frazionato 75. Che poi se vedi lo noti, lo trovi. A questo punto è meglio dare i soldi a Don Berzè che faccia un centro oncologico per curare praticamente tutta la progenie tarantina dai tumori. E questa è la logica di Nettola. Per Don Berzè ha pagato 50 milioni di euro. Mentre bonificare sono 4 miliardi di euro. Che diviso tra la popolazione di Taranto risponde a una cifra di 1900 rotti, 75 a persona. Invece da far intervenire Verzè quanto costerebbe? 50 milioni. Sì, ma diviso il numero di abitanti, vabbè, voi spostate. Diventa un'inezia. Però continuano a vivere in terreno contaminato. Da cosa? Polveri sottili di cerentro, di tutto. Metalli pesanti. C'è parliamo dell'Ilva di Taranto, giusto? Sì, Ilva di Taranto. E lì c'è di tutto. In modo da avere in un tempo avanti... Praticamente clienti continui. Clienti continui. No, a questo punto non siamo non sono pazienti. Clienti, sì. Clienti continui per la clinica di una fonte di guadagno a lungo termine. Chiaro. Costante. Chiaro. Non vai a risolvere il problema alla radice, ma lo mantieni in modo da averne, esatto, da approfittarne per guadagnarci. Esatto. E questo è lo scempio di Taranto. E io mi sto muovendo per sensibilizzare un pochino. Ci vuoi dire qualcos'altro su Vendola? Su Vendola ce ne sono non una, ce ne sono parecchie. Da dove arriva Vendola? Vendola, come orientamento politico, dall'estrema sinistra rossa. E purtroppo fa su delle cose che non gli sono mai appartenute, vuoi per l'età, vuoi per 100.000 cose. Si è trovato nel momento giusto, al posto giusto. E dove vuole andare Vendola? A Bertinotti piacendo, appoggiato da qualcun altro tipo di Liberto. Di Liberto è che ha avuto accuse di essere un massone da parte di Nando Rossi. Sì, no, guarda che non c'è bisogno di Nando Rossi per definirlo massone. Perché? Perché è dentro la lista dei massoni. Che ricordiamo è segretario del Partito Comunista di Liberto, no? Sì, guarda che è dentro i massoni, basta aprire il file di dentro e te lo trovi. C'è un bel file con sui massoni di sinistra e te lo trovi dentro in pieno. Cioè non è una cosa risaputa. Per cui Vendola vuole il potere, l'immagine. Attenzione a quello che dico. Cioè io sono il presidente del Consiglio. Ma nella realtà il potere è gestito da altri, perché lui non ha la capacità di reggere. E Verzè in tutto questo connection tra Berlusconi e Vendola? Come vogliamo chiamarlo Don Berzè? Lo chiamo a modo mio? Ma lo chiamo a modo mio? Eh? Che è il bancario del Vaticano? Questo è quello che è Don Berzè. A lui del prossimo non gliene frega niente. Guglielmo, tu che hai vissuto in strada, tutti questi benefattori tipo Caritas, questa gente qua, specula sul barbone o dà una mano al barbone? Gli dà del cibo buono al barbone? Allora, cominciamo che la povertà è un holding in mano a enti religiosi e non, perché è giusto specificarlo. Tra queste addirittura i City Angels, che passano alle 9:30 di sera e danno cibo scaduto e cose di questo genere.
cioè Furlan. Quando Furlan ha tu letto la mia nota... Tu sei testimone di questo. Sì, ma io mi sono anche conservato la sua risposta su Facebook. E quando ha detto, ho letto la tua storia, tutte le mie più sentite vicinanze. Cioè, uno che dovrebbe fare della solidarietà, per come dice lui, un canone, nella realtà è capace di dirti verbalmente, hai tutta la mia solidarietà. Di propositivo non vedi niente. Questo per dirne tu, City Angel, tu quanti anni hai fatto il clochard in Piazza San Babila? Praticamente Piazza San Babila è stata la mia seconda casa dopo le rincorse a farmi fuori. Ho avuto dei momenti un po' più sereni, un po' meno sereni, ma tutte le organizzazioni che girano intorno le ho conosciute tutte. Tipo anche la Ronda della Carità. Cioè tu hai fatto 20 anni in San Babila, è giusto? Più o meno 20 anni. E in 20 anni ne ho viste. La solidarietà sa dove arriva. E chi te la dà? I commessi, scommetto. Sì, la gente semplice. È la gente semplice che ti dà solidarietà. Commessi dei negozi. Allora io voglio raccontare un piccolo pezzettino, è molto interessante. Vedere che sei stanco, è così... No, no, a dire quello, è interessante. Una mattina si ferma da me una signora, erano più o meno le 10, tu sai come ero messo giù, no? E questa donna con le lacrime agli occhi mi dice, io vorrei tanto aiutarla, ma purtroppo sono in una situazione pessima. Pensi che io sono andata al seminario arcivescovile di Corso Venezia, pochi sanno che c'è un seminario di Corso Venezia dove si vedono passare tutti i monsignori, tutti i bancari che vanno a braccetto e hanno preso, l'hanno cacciata via in malo modo. La richiesta che aveva fatto questa signora era una bottiglia d'olio, dei pacchi di pasta e qualche scatola di pelati. A chi aveva fatto questa richiesta? Al seminario. Che cos'è un seminario? È dove si formano i nuovi sacerdoti. Giusto, sì. Parliamo di San Babila, stiamo parlando. Sì. Corso Venezia. Corso Venezia. Dove questi monsignori mangiano in piatti d'argento e posatarie d'argento. Mm. Dove butta via tanto di quel cibo, alla faccia della povertà, che fa paura. Io avevo 20 euro in tasca. Avevo 20 euro quel giorno in tasca e ho preso e gli ho detto, beh, visto che anche dei bambini fanno un po' di spesa, se te la senti mi dai il tuo numero di cellulare che vedo se posso fare qualcosa. Ho parlato alla gente umile di Piazza San Babila, Corso Venezia, via Bagutta. La mattina dopo c'era una montagna così di aiuto per questa donna. Quando è venuta a prenderla, a momenti sveniva dall'emozione. Cioè, essere poveri è la cosa peggiore. Poi non parliamo di Midas, che ha quelle sue belle pubblicità, no? Noi aiutiamo i malati terminali, questo e quell'altro. Ti ricordi il periodo della chemio? Cardinal Ferrari? Bene. Cos'è Cardinal Ferrari? È il posto dove vanno le persone che hanno o dei problemi fisici importanti o sono over 60. Parliamo di persone non abbienti, quindi presunti clochard. Cioè, poveri, emarginati, c'è di tutto. Io ho fatto la chemio, ero pieno di febbre, cose di questo genere. Siccome mi hanno mandato a dormire in questa associazione Vidas di Via Timavo, ho chiesto gentilmente, e gliel'hanno chiesto anche i medici, di non farmi uscire per almeno 3 giorni per smaltire la chemioterapia. Io la mattina dopo, febbricitante, con pioggia fuori, perché era pieno inverno, ho dovuto uscire. Come in caserma, insomma? Peggio. Peggio. Ma questa signora che cosa ti offre? Mentre c'è un disciplinare che dice che ti deve dare la colazione, calda la mattina,
e un pasto normale la sera, che vuol dire primo, secondo, contorno, le tirava un piatto di pasta o di sbobba e il sale, pane secco. Quindi questo è un contratto col disciplinare della vita? Sì. No, è in contrasto col disciplinare degli enti che si prepongono al sostentamento dei poveri, che è una cosa diversa. Questo disciplinare l'ha tirato fuori la regione perché? Perché è un holding, perché su ogni povero che cade in disgrazia loro percepiscono dei soldi. Vuoi fare l'elenco come delle, dei canili, delle holding? Più cani hanno, più hanno sovvenzioni dal comune. Sì, esatto, comune. Sono i canili. L'elenco delle holding, Caritas. Caritas. Parliamo di Milano, la tua esperienza a Milano. Sì, comunque hai la Caritas, hai chiaramente le holding che speculano sui poveri. Hai l'associazione della Vidas, la ronda della solidarietà, i City Angels. Noi non stiamo parlando dei volontari, stiamo parlando di chi gestisce. Certo, per volontario che ti dà la brioche caduta, ce ne deve avere un dipiego sullo stomaco. Ma io la direi, scusa, mangio anch'io le cose scadute. Sì, attenzione. Tra scaduto, può essere il pacco di pasta. È andato male, dicevo io. Eh?